Oggi siamo con Corinne Vigo, che è una giovanissima cantante genovese, che adesso intanto ci racconta chi è, se ci puoi dire in due parole come hai cominciato, perché sei veramente all'inizio, al primo album. Sì, esatto, io ho iniziato a cantare che avevo 15 anni, ora ne ho 23, quindi sono 8 anni che canto e ho iniziato dopo aver conosciuto Filippo Travo, che è il mio attuale manager, e con lui abbiamo messo su un gruppo, una band, e abbiamo iniziato a fare concerti, serate in giro. E, ho iniziato cantando delle cover, ma anche degli inediti che avevo, perché alcuni autori dei miei paesi mi hanno fatto questo favore di scrivermi dei pezzi, e quindi io cantavo già degli inediti comunque agli inizi. E poi, niente, dopo 8 anni finalmente siamo riusciti a realizzare il primo CD, Lattine e altre storie. E niente, da qua è iniziato tutto il percorso. È stato molto impegnativo perché comunque non è semplice, se parti da niente non è semplice riuscire a fare qualcosa, quindi ci ho messo sicuramente tutto il mio impegno, tutte le mie forze e niente, poi diciamo grazie a un giornalista che si occupa di musica e si chiama Alex Simone. Grazie a lui abbiamo avuto la possibilità di fare questo CD, di inserire in questo CD tre duetti con tre cantanti internazionali, tra cui Marcela Morelo, che è una cantante argentina molto famosa, è stata famosa anche qua per molti anni con Parato dalla Vida, questa penso se la ricordino tutti, è stata una hit dell'estate. E quindi ho avuto la fortuna di andare a Buenos Aires a cantare insieme a lei durante un suo concerto. Questo duetto nel Gran Rex, che è il teatro più grande di Buenos Aires, e da lì è iniziata, diciamo, l'idea di poter andare là, di poter promuovere il disco là. E questo è successo lo scorso novembre, quindi un anno fa, e quest'anno siamo riusciti a settembre ad andare là a presentare il mio CD in una serata, quindi a fare il concerto tutto mio, di cui è stata ospite anche lei per cantare il duetto. E niente, adesso stiamo continuando la promozione del disco qua in Italia, lì in Argentina e anche in Cile. Ho fatto un duetto anche con Pablo Herrera, che è un cantautore cileno molto, molto importante. E l'altro duetto invece è con Ivan Catriel, che è un cantante emergente spagnolo. Quindi tu Sì. hai puntato in maniera abbastanza pesante sul mercato sudamericano, che lo sappiamo è sempre molto generoso con i cantanti italiani, ce ne sono tanti che là sono molto famosi, insomma, conosciuti e apprezzati. Esatto. La risposta del pubblico com'è stata? Ti hanno accolto, non so, come la nuova Pausini o qualcosa del genere? Ma in realtà devo dire che sì, cioè che sono stata accolta molto calorosamente, sicuramente perché comunque la Marcela Morelo è molto amata, quindi anche quello sicuramente ha aiutato, perché ovviamente essere presente a un suo concerto è stato sicuramente, cioè, mi ha dato moltissima visibilità. E quindi sì, è stato molto bello perché quando sono salita sul palco ho avuto un'accoglienza calorosissima, fischi, applausi, quindi per me è stato emozionantissimo. Infatti, prima di salire me la stavo facendo sotto, ho detto proprio sinceramente, perché comunque un teatro che tiene più di 3.000 persone era completamente pieno e a me non era mai capitata un'esperienza così. Quindi a un certo punto pensavo, oddio, vado via, scappo. E invece poi in realtà quando sono salita sul palco, cioè, l'ansia è sparita completamente perché appunto sono stata accolta così calorosamente e non me l'aspettavo, quindi è stato pazzesco. Ecco, tornando al mercato italiano, invece, tu hai avuto la possibilità, come accennavi prima, di avere autori importanti, che hanno scritto per te, sono autori che hanno scritto anche per altre star del pop italiano. Forse ti ha aiutato anche il fatto di essere a Genova, appunto come dicevi, perché lì, insomma, è una zona molto densa di musica, di talenti, di personaggi importanti. Ci vuoi dire qualcosa a proposito di questo, degli autori che hanno scritto per te, per questo album?
Sì, allora, beh, per quanto riguarda la musica è stata scritta da Gigi De Rienzo, che è stato produttore di Pino Daniele e è stato un musicista della ex Napoli Centrale e la musica, tutte le musiche del CD sono state registrate da lui al basso e da altri musicisti come Agostino Marangolo, Ernesto Vittolo e Franco Giacoia, che sono tutti ex musicisti di Napoli Centrale, quindi sicuramente musicisti molto importanti che hanno suonato con tantissimi grandi cantanti. E quindi per me è stato un onore, sono andata direttamente a Napoli a sentirli registrare, quindi è stato molto bello. E per quanto riguarda gli autori invece dei testi, ci sono Andrea Gallo, che è stato autore di Viola Valentino, degli Sugar Free, ha scritto anche recentemente un pezzo per Io Canto, per un bambino, due bambini che cantavano Io Canto, e Francesco Gazzè, che è fratello di Max Gazzè, quindi ovviamente non ha bisogno di presentazioni, e niente, quindi diciamo che comunque i nomi sono importanti, ecco. Poi ovviamente purtroppo non basta, perché comunque sappiamo benissimo quanto sia difficile riuscire ad emergere qua in Italia, se non attraverso purtroppo i talent che adesso funzionano molto, e quindi io ho scelto di intraprendere un'altra strada, sperando di riuscirci prima o poi, anche se con più difficoltà, però spero di riuscirci senza passare appunto attraverso i talent. Ecco, in effetti quello che dicevi è molto giusto. Tu hai scelto un mercato molto difficile, molto denso, molto affollato di gente che ci vuole provare, che è quello del pop. Esatto. Definirti pop è una cosa che ti piace, ti dispiace, non lo so, tu come ti collochi, come pensi di collocarti nel mercato discografico? Ma guarda, in realtà devo dire che è un genere comunque non proprio totalmente pop, nel senso che comunque è un pop melodico molto acustico. Cioè, i suoni sono belli, però sono molto comunque semplici, freschi. Diciamo, non sono suoni più pesanti, più gridati come è il pop di adesso, no? È sicuramente tutto molto più leggero, più fresco. Quindi, secondo me, in questo momento un genere proprio così acustico, fatto di suoni semplici, non c'è in questo momento. Infatti, noi abbiamo puntato su questa cosa qua, sperando che il fatto di poter proporre qualcosa di leggermente diverso potesse funzionare. E quindi niente, vedremo come andrà. Certo, Speriamo. per concludere vogliamo dare un po' di riferimenti a chi vuole, a chi dopo questi pochi minuti magari si è incuriosito e vuole sapere qualcosa in più di te. Naturalmente c'è il sito che è corinvigo.net, Corinne, scritto Corinne naturalmente, alla francese. Poi non so se hai qualche altro riferimento, se vuoi dare altri riferimenti anche per eventualmente acquistare il CD se qualcuno non lo trova. Sì, allora il CD è su iTunes, su tutti gli store digitali, e per chi volesse comprarlo in digitale, invece il disco fisico viene venduto in teoria in tutti i negozi, poi in realtà in pratica non è sempre così, però in teoria se uno lo dovesse richiedere nei negozi dovrebbero essere obbligati a ordinarlo, Quelli che ecco, sono se rimasti, ne perché ormai i negozi di dischi non ce n'è più, quindi comunque, tramite il sì. sito lo potranno anche ordinare, immagino, no? Esatto, sì, il titolo è Lattine e altre storie. Diciamo per quanto riguarda i contatti, sono anche su Facebook e su Twitter, sempre come Corin Vigo, e sono entrambe pagine attive, gestite da me o anche dal mio manager, dallo staff, dipende un po' dal momento. E niente, lì scriviamo sempre su Facebook, soprattutto scriviamo sempre le serate, gli aggiornamenti, dei concerti o le interviste anche nelle radio. Quindi c'è tutto. Benissimo, io ti ringrazio, ti auguro naturalmente in bocca al lupo e il tuo singolo è in rotazione sulla nostra radio naturalmente e quindi i nostri ascoltatori avranno l'opportunità di ascoltarti. In bocca al lupo, Grazie ciao! a te. Crefi, ciao.